Dovremmo cominciare subito con una telefonata, in quanto nel Corso Ruggero in questo momento si sta svolgendo una grossa manifestazione, la marcia per la formazione professionale giusta, intitolata. Gli enti di formazione professionale di aspirazione cattolica aderenti alla CONFAP, in condivisione con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale collettivo, hanno indetto una manifestazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla inadempienza della regione siciliana in materia di formazione professionale, a garanzia dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione. In particolare si legge in una nota del presidente di Engim, per Antonio Teodoro Lucente, l'associazione denuncia mancanza di regole certe, mancata regolarità dei flussi di pagamento. Abbiamo al telefono proprio padre Antonio Lucente, che sta guidando questa manifestazione. Buongiorno padre Antonio. Buongiorno a tutti voi. Allora, parliamo di questa manifestazione che vedo che sta riscuotendo grandissimo successo perché c'è una grossa partecipazione. Che cosa vi volete intendere con questa manifestazione? Beh, di sicuro sta riuscendo perché c'è proprio davvero tutto il territorio delle Madonie. Sono presenti tutti i sindaci del territorio e della città, dei paesi vicini. Quindi quando c'è il territorio evidentemente è sentita il senso e il significato di questa manifestazione, di questa marcia. Cosa significa? Per evitare, Adriano, per evitare delle strumentalizzazioni, significa che gli annunci di cambiamento a noi non ci trovano indifferenti, cioè non ci trovano assenti. Gli annunci di cambiamento noi li accogliamo, li vogliamo. Cioè vogliamo che cambi l'organizzazione della formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, vogliamo che sia cambiato. Però Così come dice l'onorevole Crocetta, così come dice il Presidente della Regione, vuole cambiarlo e vuole riformarlo, sì, con delle regole certe, perché abbiamo pagato e continuiamo a pagare fortemente in maniera alta il prezzo dell'incertezza, incertezza dei pagamenti, incertezza delle retribuzioni, incertezza della programmazione, dell'avvio dei corsi, tutto questo lo paghiamo in termini di incertezza anche educativa. Bene, voi manifestate, vedo pure, nell'interesse dei nostri allievi, perché la loro sia realmente una pari opportunità per il diritto allo studio e alla formazione, un'opportunità unica per lo sviluppo del nostro territorio, vero? Sì, perché noi continuiamo a lavorare, noi continuiamo a credere nel valore del nostro lavoro, noi continuiamo ad andare in aula con i ragazzi, i nostri non sono i corsi fantasma che vengono finanziati dalla regione senza nessun riscontro, i nostri sono i corsi veri, reali, dove i laboratori esistono davvero, i torni esistono, le auto e le macchine, i motori vengono smontati e collaudati tutti i giorni, dove c'è davvero un'attività formativa, una comunità educativa che funziona. Questo sì, questo è quello che noi vogliamo, e che davvero l'onorevole Crocetta, così come ci ha rassicurato nell'ultimo incontro, proceda al cambiamento auspicato, proceda, che ci sia uno tsunami che cambi e cancelli realmente. E allora si dovrebbe fare che fanno vergognare la formazione professionale. Ecco, quegli enti che fanno vergognare la formazione professionale dovrebbero già essere tolti, e qui non ci vogliono interventi speciali o leggi speciali, basta applicarle quelle che già esistono. Ecco, padre Antonio, così come dice lei sembra una cosa facile, però mi pare, boh, non so. Per me la legalità è una cosa anche fin troppo ovvia, nel senso che una scuola deve avere un'edilizia scolastica, i percorsi formativi in obbligo scolastico non possono essere svolti in appartamenti o in garage, e questo si appura visivamente, cioè non è che ci servono planimetrie per codificare se una costruzione edilizia scolastica o di edilizia civile o di altro genere, quindi basta creare, dobbiamo pretendere dei cambiamenti, questo è, e li pretendiamo e appoggiamo, quindi questa è una manifestazione a sostegno, prendo sul serio le parole di Crocetta, prendiamo sul serio l'idea di cambiamento, però deve essere un cambiamento vero, un cambiamento misurabile, un cambiamento che non può essere ideologico, deve essere un cambiamento trasparente, bisogna essere capaci di distinguere ciò che vale da ciò che non vale, da ciò che è strumentalizzato. Ho visto che c'è la presenza, l'ha detto pure lei, di tanti sindaci delle Madonie, anche il sindaco di Cefalù. La presenza di questi sindaci significa che c'è un appoggio, almeno da parte dell'istituzione, su questa lotta? Ma i sindaci che camminano con noi sono qui a testimoniare la presenza di un territorio, cioè appartiene ad ognuno di loro tutta questa istituzione. Non è del Murialdo, è del comune, di ogni comune, o il pezzo dell'istituto, perché i giovani che vengono da noi sono i giovani di questi comuni.
Bene, allora in bocca al lupo allora, padre Antonio. Ti ringrazio, grazie a te, ciao. Grazie, buona giornata. Grazie. Allora...